La Nocerina, nella gara valevole per la settima giornata del girone H di Serie D, supera 2-0 il Nardò. Un gol per tempo per i Molossi. Nella prima frazione apre Dammacco sul rigore e chiude nel recupero del secondo tempo Simonetti, con il suo primo gol in questo campionato. Il tecnico Cavallaro conferma gran parte della squadra. La novità è il regista. Non c'è Donnarumma, al suo posto Dammacco, in una posizione decisamente più offensiva. Nel primo tempo è un dominio molosso, sin dai primi minuti, il primo a provarci è al terzo Palmieri, tiro raso terra che termina fuori. Al quattordicesimo la Nocerina costruisce una bella azione sempre sulla destra, esposito di tacco per Palmieri, tiro deviato, palla recuperata da Donida che conquista il rigore. Dal dischetto si presenta Dammacco, il portiere intuisce ma la sfera si deposita in rete. Rivediamo il replay del gol. I rossoneri, galvanizzati ancora di più dal vantaggio, ci provano 5 minuti dopo. Tiro di Palmieri, palla di poco fuori. La prima chance del Nardò è al 26esimo. Tiro di Van Rijsbeck dalla distanza, palla di poco sopra la traversa. Tra il 30esimo e il 33esimo sale in cattedra Dammacco. Ci prova prima con un tiro ampiamente fuori, ma soprattutto 3 minuti dopo. Con Donida che gli regala una perla su assist, ma il trequartista pugliese a tu per tu con il portiere spreca tutto. Nei secondi 45 minuti parte meglio il Nardò che dopo 7 minuti si rende pericoloso con Cancelli. Il suo tiro è deviato in angolo. 3 minuti dopo insistono gli ospiti, questa volta con Mengoli, bravo Pitarresi in angolo. Dal seguente contropiede i Molossi sprecano con Palmieri che non riesce ad insaccare. All'84esimo i pugliesi si rendono pericolosi con De Giorgi di testa, palla che si spegne anche qui al lato. La Nocerina al terzo minuto dei 5 di recupero chiude la gara, il subentrato Simonetti è bravo a finalizzare e siglare la sua prima rete stagionale. Rivediamo il ritorno al gol con la maglia rossonera di Simonetti, montato dal nostro Peppe Davino. Non ci sono altre azioni da segnalare, la Nocerina continua ad essere letale in casa e sale a quota 14 punti, in scia con le altre big. Questa domenica i Molossi saranno in scena in trasferta contro il San Giorgio.